Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Pace agli uomini e alle donne della martoriata Siria, dove troppo sangue è stato sparso. Pace alle donne e agli uomini dell'amata Terra Santa, scelta e prediletta da Dio. Possano ritrovare unità e concordia l'Iraq, la Libia, lo Yemen, dove le popolazioni patiscono la guerra ed efferate azioni terroristiche. Pace agli uomini e alle donne in varie regioni dell'Africa, particolarmente in Nigeria, dove il terrorismo fondamentalista sfrutta anche i bambini per perpetrare orrore e morte. Pace a chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo che hanno seminato paura e morte nel cuore di tanti paesi e città. Ieri, giorno di Natale, i cristiani perseguitati nell'Iraq hanno celebrato il Natale nella sua cattedrale, nella loro cattedrale distrutta. È un esempio di fedeltà al Vangelo. Quanti nostri fratelli e sorelle nella fede subiscono soprusi, violenze e sono odiati a causa di Gesù. Io vi dico una cosa, I martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. La gioia del Natale riempie anche oggi i nostri cuori, mentre la liturgia ci fa celebrare il martirio di Santo Stefano, il primo martire, invitandoci a raccogliere la testimonianza che con il suo sacrificio egli ci ha lasciato.